Ciao ragazzi! Oggi scopriremo insieme l'uomo di Neanderthal. L'uomo di Neanderthal visse circa 200.000 anni fa. Era un tipo di uomo capace di adattarsi ai continui cambiamenti climatici. Visse in Europa e in Asia, quindi era nomade. Si spostava ad ogni cambio di stagione per cercare cibo e per trovare il luogo più adatto per proteggersi e ripararsi. Nei periodi caldi realizzava piccoli accampamenti costruendo tende con legno, ossa e peli di animali, insomma, con quello che la natura offriva. Mentre nei periodi invernali si riparava nelle caverne. L'uomo di Neanderthal viveva in piccoli gruppi, massimo 25 persone. Comunicava a gesti, ma probabilmente emetteva anche suoni vocali. Secondo alcuni studiosi, sembra che l'uomo di Neanderthal avesse i capelli rossicci e la pelle chiara. Era di statura più bassa rispetto a quella dell'uomo moderno. Infatti era alto circa 1,65 m, ma aveva gli arti corti e robusti e una corporatura più massiccia e muscolosa. Il peso arrivava a circa 70 kg, mentre il cranio era già simile a quello dell'uomo moderno. Ma perché si chiama uomo di Neanderthal? Come potete vedere dalla mappa, i suoi resti sono stati trovati nella valle di Neander, in Germania. Ma quali sono le sue usanze e le sue abilità? Per prima cosa, l'uomo di Neanderthal era capace di fabbricare numerosi utensili, in selce, legno e ossa. Realizzava anche le punte delle lance che usava per cacciare grossi animali come i mammut, le renne, i rinoceronti lanosi, i bufali. Per riuscire a cacciare i grossi animali dovevano agire in gruppo e organizzare bene le azioni. Gli uomini partivano dall'accampamento, incendiavano gli arbusti della pianura o i fasci di legna che tenevano in mano. I grandi animali quindi, spaventati dal fuoco, si allontanavano. Gli uomini, con le urla e con la minaccia delle lance, spingevano gli animali verso precipizi, zone paludose o grandi buche che avevano preparato in precedenza. Lì gli animali non avevano più possibilità di fuga e quindi venivano catturati e uccisi. L'uomo di Neanderthal fu il primo nella storia dell'umanità a onorare e seppellire i propri simili. Questo è un fatto molto importante. Per i defunti venivano create delle piccole fosse all'interno delle caverne, dove oltre alla salma venivano anche messi strumenti che l'uomo aveva utilizzato durante la propria vita e dei fiori. Per ripararsi dal clima freddo, l'uomo di Neanderthal si copriva con pelli e pellicce di animali. Per poterle utilizzare dovevano essere pulite. Per fare ciò avevano creato con le pietre di selce dei raschiatoi e dei bulini, proprio per grattare e bucare le pelli. Un'usanza particolare che troviamo con l'uomo di Neanderthal sono le pitture rupestri. Pitture rupestri sono la prima forma d'arte che troviamo nella storia dell'uomo. Vi sono migliaia di siti archeologici nel mondo che documentano queste pitture rupestri. Le raffigurazioni hanno come soggetti principali diversi animali, in particolare il cervo, la renna, il mammut, il cavallo, il bisonte, e spesso venivano rappresentati all'interno di scene di caccia. Per creare i colori, l'uomo di Neanderthal mescolava la terra con l'argilla, dal quale venivano creati il rosso, il giallo e il marrone, mentre per ottenere il nero utilizzava il carbone. Un colore particolare era l'ocra rossa, un colorante naturale che veniva ricavato da un minerale ferroso. L'uomo di Neanderthal era onnivoro, cioè si nutriva di bacche, radici, erbe, frutta e carne, sia cotta che cruda. Anche questa lezione è finita. Ci vediamo alla prossima. Ciao!